Ogni sera riceveva a casa alcune amiche per la recita del rosario, allo scopo di proteggere i ragazzi di guerra. Era una serata d'estate molto calda, ma non c'era un alito di vento, per cui mancava una spiegazione plausibile per giustificare il fatto che l'uscio di casa, che era aperto, si chiuse improvvisamente. Maria ebbe un presentimento e atterrita gridò: «Le guardi Lorenzo!». Le donne che erano con lei la rassicurarono e la rincuorarono. Maria però aveva captato ciò che in realtà era accaduto. Il dispaccio militare che documentava la morte di suo figlio, tra le altre notizie, riportava l'ora esatta del decesso, che combaciava con il momento in cui Lucio si era chiuso. L'altro è Vittorio Bodrini. Era un ragazzo anche lui che abitava in contrada Donato e anche lui si trovava al comune sul Carso. Aveva mansione di radiotelegrafista, per cui portava ai suoi superiori gli ordini che arrivavano dal comando. Un pomeriggio arrivò un messaggio per un capitano, il quale era impegnato in una partita a carte con i suoi soldati, approfittando di un momento di tregua. Vittorio si recò da lui per informarlo che era atteso al telefono e così l'ufficiale lo invitò a prendere il suo posto. Di lì a poco dal campo nemico arrivava una granata proprio in quel gruppetto militare. Il capitano si salvò e Vittorio morì. Invece questo è un fatto che è piuttosto curioso e divertente. E durante la Prima Guerra Mondiale, Palmanova, accade un fatto molto curioso e divertente. Una certa signorina Zanello, che abitava in Piazza Grande, aveva intrecciato un flirt con un ufficiale. La ragazza stabiliva il giorno in cui si potevano incontrare, mettendo una candela accesa sotto l'avanzale di una finestra. La cosa che in realtà era una semplice intesa tra innamorati, non sfuggì ai carabinieri, convinti che quei segnali fossero invece da tenere a bada. E la ragazza dovette